alla magistrale di giornalismo e informazione web, noi vogliamo dare delle competenze e degli obiettivi ai nostri studenti magistrali tali da poter essere realmente dei professionisti della comunicazione, non soltanto in campo giornalistico, perché non è questo solo il nostro obiettivo, ma quello dell'informazione e della comunicazione in generale. Ormai la comunicazione è un settore trainante dell'economia mondiale. Di conseguenza è importante saper scrivere bene, parlare bene, padroneggiare l'italiano, padroneggiare una seconda lingua come l'inglese e possibilmente conoscere bene anche una seconda lingua, tra quelle che ovviamente offriremo nel nostro piano di studio. Gli sbocchi lavorativi che possiamo immaginare oggi per chi si iscrive e studia in questo corso sono quelli legati al giornalismo e quindi sia la professione di giornalista vero e proprio, ma anche quella di addetto stampa o di supporto alla comunicazione delle aziende, anche perché alle discipline che hanno più a che fare con la lingua italiana, la stesura dei testi, la conoscenza delle lingue straniere, c'è anche quella di creazione di contenuti che vadano invece pubblicati nei nuovi media e con le caratteristiche, i criteri e le buone pratiche che questi richiedono. Il corso di laurea tecnicamente non abilita alla professione, però prepara le persone che vogliono diventare giornalisti o giornaliste, perché le discipline che si studiano sono legate precisamente al mondo del giornalismo e diversi giornalisti e giornaliste saranno docenti nel corso e quindi potranno preparare le persone anche ad affrontare in futuro un percorso professionale verso il giornalismo. Perché le lingue straniere sono importanti? Innanzitutto la prima lingua straniera che bisogna padroneggiare è l'italiano, questo è fondamentale. La seconda lingua che obbligatoriamente dovrete padroneggiare è l'inglese, perché è un po' la nostra lingua di scambio. Accanto a questa obbligatoria offerta italiano-inglese si aggiunge poi la possibilità facoltativa, quindi non obbligatoria per tutti gli studenti, coloro che vorranno infatti potranno approfondire lo studio di una seconda lingua straniera fra l'arabo, il cinese, lo spagnolo, il tedesco e il francese. Un'offerta ricchissima quindi quella che sarà messa a disposizione dei nostri studenti magistrali, che fornisce un'opportunità in più per arricchire il loro curriculum. L'e-learning, come viene inteso in questo corso di laurea, significa che le persone possono seguire le lezioni sia frequentando in presenza in aula, ma anche in streaming da casa, oppure attraverso le registrazioni delle lezioni che verranno messe a disposizione in un ambiente virtuale, una piattaforma didattica, dove potranno contattare anche i loro docenti e i tutor che assisteranno al processo formativo e potranno così supportare anche lo studio. Questo consente soprattutto a chi già lavora e che vuole in qualche modo approfondire le sue conoscenze di poter seguire il corso senza perdere quello che succede in aula, che è sempre molto importante soprattutto per conoscere i docenti e ai fini della preparazione degli esami. Accanto a una ricca offerta didattica ci siamo molto concentrati sull'aspetto laboratoriale perché è quello più professionalizzante. Social media manager, scrittura giornalistica, scrittura creativa sono solo tre di una serie di laboratori che intendiamo attivare nel percorso formativo. Vogliamo aprirci e vogliamo godere della capacità professionale di alcuni esperti, in realtà già consolidati professionisti del mondo della comunicazione e del social media marketing, che verranno a illustrare le tecniche professionali che hanno acquisito in questi anni e che hanno permesso ad alcuni di loro di essere leader nel campo della comunicazione e della gestione dei social media, una novità che fa piacere poter riscontrare e che renderà davvero molto originale il nostro percorso di laurea, grazie soprattutto a questa intensa collaborazione che intendiamo avviare e che speriamo possa proseguire anche dopo la magistrale per molti di voi, magari approdando in alcune delle loro imprese.